C'è una cosa fichissima nella Chiesa che sono le contraddizioni. Mi contraddico. È presente quando tu dici una cosa e subito dopo ne mostri un'altra? Certo. Ecco, a noi cristiani questo modo di fare ci piace un sacco. Ad esempio, nella terza domenica di Avvento, che viene chiamata Domenica della Gioia, ci dovrebbe essere un personaggio che sprizza gioia da tutti i pori. Allegria! E noi che abbiamo scelto? Giovanni il Battista. Allegro, eh? Tra l'altro il Vangelo ce lo presenta pure in carcere. Ancora più allegro. Ecco, questa è una contraddizione. Ma che c'è da gioire per un profeta in carcere? Almeno ce lo facessero vedere a predicare. Manco quello. Che poi il dubbio gli è venuto pure al Battista. Giovanni Battista ci ha mandati a chiedere. Sei tu colui che deve venire? O dobbiamo aspettare un altro? Ma c'aveva pure ragione, povero Cristo. No, aspetta, lui non è il Cristo. Vabbè, c'aveva pure ragione, poveretto. Perché se Gesù era il Messia, lo avrebbe liberato dal carcere, no? Il cugino profeta, poi. E invece no. Beati quelli che non dubitano di me. Anche perché, fammi capire, il Messia si deve adattare ai tuoi schemi? Oppure avrà la libertà di venire come dice lui? Dite a Giovanni quel che avete visto e udito. No, perché noi facciamo preghiere che dicono più o meno così. Signore, toglimi da questo carcere. Signore, dammi quello che mi manca. Dobbiamo sempre dire noi a Dio quello che deve fare. Ma ci fosse mai una volta che lasciamo dire a lui quello che deve fare su di noi? E infatti Gesù chiederà alla folla cosa si aspettavano da Giovanni. Come lo vedevano? Come una canna sbattuta dal vento? Cioè di una cosa che si piega a secondo di come la vuoi piegare? Oppure come un profeta, cioè come uno che è chiamato a piegare te, a smussare i tuoi angoli e non quelli di Dio. In altre parole, mi sa che la gioia di Giovanni non si trova fuori da quella prigione, ma dentro, perché è lì che sta operando Dio. E noi, anziché chiedere sempre di liberarci da alcuni carceri, faremmo meglio a chiedere: Signore, fammi crescere in questo carcere. E allora potremmo dire come fa Giovanni: ora la mia gioia è piena, lui deve crescere, io diminuire.